Partinengo, che è l'organizzatrice, quindi siccome noi avevamo già avuto modo di conoscerla, queste avessero iniziato ad arrivare le mail prima dell'estate, controllavo il sito, vedevo che c'erano moltissime informazioni e che dietro c'era solo lei, praticamente, comunque tante persone che partecipano così, però sicuramente è stata una grande, un grande impegno. Quindi una domanda proprio personale su come si fa, visto che comunque qui quello che si afferma è anche la capacità delle donne, come ha fatto Giada da sola a organizzare tutto questo con l'aiuto e l'appoggio di chi, è risultata una cosa così importante all'interno di un congresso così importante. Dunque, io sono stata richiesta dal VCC di inventarmi una conferenza, quindi in realtà sono chairperson di questa conferenza. L'attività del chairperson, ho imparato anch'io perché è la mia prima volta, consiste nell'individuare, prima di tutto definire un briefing, e il mio briefing era: le donne non solo utilizzatrici di tecnologia, ma produttrici di tecnologia. Quindi cercare di ribaltare completamente gli stereotipi che vedono da una parte, stereotipi sulle tecnologie come scatole chiuse e non aperte, e dall'altra gli stereotipi delle donne come persone che hanno grande difficoltà nell'utilizzo delle tecnologie. Non è vero, e voi ne siete già un esempio. Bene. Da questo quindi sono partita con il briefing e poi ho cercato di recuperare nelle conoscenze, nella relazione, attraverso la rete, attraverso la condivisione della conoscenza comune, le persone che sapevo condividere questo briefing, questo punto di vista. E da lì è cominciato il cosiddetto buzz, e cioè il rumore, no, sulla rete. E questo rumore ha fatto sì che diciamo col passaparola, sia nei centri di ricerca che nella pubblica amministrazione che nelle imprese, si siano a volte non solo presentate e abbiano fatto richiesta persone di grandissimo livello, di grandissime eccellenze, che interessate alla conferenza richiedevano di partecipare come relatrici. In questo modo abbiamo messo insieme 40 relatrici che provengono da tutto il mondo e in rappresentanza, come vi dicevo, dei tre mondi: la pubblica amministrazione, l'impresa e la ricerca. Poi c'è stata la parte più organizzativa. Allora, siccome organizzare un convegno, essendo noi stessi un'azienda che fa Web 2 senza usare le tecnologie del Web 2, forte dei miei collaboratori, che sono non tutte donne ma certamente multitasking, abbiamo organizzato questa conferenza basandoci esclusivamente sul mezzo internet e sulla multimedialità e gli strumenti di comunicazione che internet permette. Quindi possiamo dire che Innovazione nell'innovazione è una delle prime conferenze organizzate esclusivamente senza carta. Senta Giana, quali sono secondo lei gli spunti più interessanti che verranno fuori da questa giornata? Ma gli spunti sono veramente interessanti, perché la scoperta che io ho fatto nell'organizzare questa conferenza è che alcune intuizioni che avevamo già anche condiviso con voi, vi ricordate, in un altro piccolo evento sulle tecnologie, e cioè che non solo le donne sono adatte alle tecnologie, ma anzi che donna conviene, cioè sembra appunto, riconfermato questa mia intuizione, che le donne hanno sia nel proprio bagaglio di studi tutte quelle discipline e competenze che sono necessarie oggi per essere assolutamente protagonisti del processo e del processo di digitalizzazione, di condivisione della conoscenza. Insomma, oserei dire che siccome l'ICT oggi sta trasformandosi, perché sempre di più si progettano infrastrutture orientate ai servizi e non al prodotto, allora, se questo è il contesto, ecco che le donne, con tutto il loro bagaglio di flessibilità, di capacità di gestire problem solving, di competenze che sono quelle che io ho sintetizzato di umaniste tecnologhe o di ingegnere colte, ecco che hanno una nuova opportunità. Insomma, donna conviene. Un'ultima domanda, perché prima origliavo una sua intervista. Lei diceva che nelle aziende il problema delle donne al potere, dove sono, non c'è, o comunque non è così rilevante, mentre invece questo problema rimane fortemente in politica, quindi che forse passare per le quote rosa aveva visto come un male necessario, ma è necessario.
così. Cosa cambia fra il potere in azienda e il potere politico? Il potere in azienda, allora, non voglio negare che c'è una grande difficoltà per le donne di valore a raggiungere posizioni apicali anche nelle grandi aziende, però siccome la domanda era riferita ma le donne non scelgono le donne, ecco, su questo io non sono d'accordo, perché in azienda le donne, quando sono in grado, perché qualcuno ha dato loro l'opportunità di poter decidere, scelgono le competenze, non scelgono il sesso, perché il loro obiettivo principale non è quello di inserire delle persone, ma di inserire delle competenze che permettono loro di raggiungere la missione aziendale, i budget e gli obiettivi. Nella politica no, nella politica le logiche sono diverse, e siccome la presenza in politica, cioè di chi poi decide a livello istituzionale sulle politiche anche che riguardano le donne, è fermamente e saldamente in mano ad una maggioranza maschile, e siccome penso, almeno sulla base delle testimonianze e anche degli ultimi eventi, che spazio per le donne sembrano non esserci, anzi in controtendenza, mentre tutti gli altri paesi d'Europa aumentano in termini di presenza le donne nella politica, in posizioni appunto di rappresentanza politica, noi diminuiamo questa rappresentanza. E allora, anche se io sono sempre stata una che ha sostenuto il valore e la meritocrazia, penso che se in politica l'unico modo per dare spazio a donne che possono rappresentare altre donne, che possono rappresentare tutti, però con una sensibilità specifica per le donne, e allora bisognerà passare da questo che forse è un male minore, cioè quello delle quote rosa. Grazie, ringrazio tantissimo Gianna, la lascio tornare. A tutti.